Allora, come promesso, oggi vi parlo di un metodo alternativo che io ho provato per effettuare lo shampoo secco sui capelli. Quindi, in alternativa ai classici shampoo secco, ad esempio questo che avevo fatto tempo fa della Batiscio Duro. E si utilizza il borotalco. Ne ho sentite parlare varie persone di utilizzare il borotalco per i capelli. Perché? Perché alla fine l'azione che vogliamo fare, l'azione di qualunque shampoo secco, è quella di andare a assorbire il sebo in eccesso che va a appiattire i capelli e ad appesantirli. Quindi noi utilizziamo un poco di borotalco e lo massaggiamo bene sulla cute in modo che vada ad assorbire tutto l'eccesso di sebo. Dicono che questa azione, alcune persone che ho sentito, tende a opacizzare e imbiancare anche un po' i capelli. Beh, sì, sicuramente è borotalco, quindi non ha proprio l'azione. Sappiamo che lo shampoo secco va a opacizzare il capello. Il borotalco, oltre a opacizzare, tende un pochino a impolverare. Ma se comunque lo andiamo ad massaggiare bene a modo e lo rimuoviamo sempre bene a modo, trovo che come trattamento urto per fare lo shampoo il giorno dopo sia molto valido e soprattutto molto più economico. Dato che tende un attimo ad opacizzare il capello, io dopo do proprio appena qualche goccia di olio lucidante, ma lo vedrete comunque nel video. Sarà un video, perdonatemi, ma sono in bagno, quindi perdonate un attimo l'inquadratura e vedete tutta l'applicazione e come io davvero mi trovo molto molto bene. Fatemi sapere se proverete questo metodo, se avete provato, se avete alternative, perché l'ho visto e poi comunque l'ho modificato io per vedere come poteva funzionare. Spero sia stato utile e vi ho fatto conoscere un metodo alternativo e più economico per effettuare lo shampoo secco. Al prossimo video, ciao!